Buongiorno, Orchidea di Brasile, Orchidea Medicina per l'Anima, raccomando sempre i libri, Orchidea Storia e Personaggi, quarta edizione, Orchidea Medicina per l'Anima, solo ebook, e pensieri notturni in ordine sparso, non sulle orchidee, ma un po' sui miei pensieri notturni, così. Oggi voglio parlarvi di un'orchidea particolarissima, la Cattleya persivaliana. Una volta ne avevo tante, adesso mi sono restate pochissime piante. È una Cattleya monofogliata, con i fiori non tanto grandi, ma è molto molto particolare. Viene da Venezuela. Ed è un'orchidea famosissima per diversi motivi. Uno perché è famosa come la Flor del Libertador, perché c'è una leggenda di Simón Bolívar e la Cattleya persivaliana, perché Simón Bolívar nella sua marcia di liberazione del Sud America, un giorno si è fermato a dormire sotto un albero che c'era solo la Cattleya persivaliana, gli è piaciuta così tanto che si è sparsa la voce, in tutti i villaggi dove arrivava la gente gli correva incontro con delle piante di Cattleya persivaliana, perché è diventata famosa come Flor del Libertador. Un'altra caratteristica proprio tipica della Cattleya persivaliana è che, diciamo, quasi tutte le orchidee sono profumate. L'unico che puzza è lei, non ha un buonissimo odore, puzza un po' di muffa, però è una Cattleya molto carina e adesso non ne ho quasi più, ma so che piaceva molto a tutti quando ne avevo tante. Ad ogni modo, una pianta come tutte le Cattleya che vuole tantissima luce, si vede dal colore delle foglie, deve avere le foglie di questo colore, colore verde chiaro e opaco, che indica buona luminosità, perché se è all'ombra diventa un bel verde scuro, però la luce vuol dire che la luce non è sufficiente, oltre che deve essere verde scuro, non fiorirà e oltretutto resterà debole, facile preda di tutti i parassiti, di tutte le malattie. Invece se ha tanta luce, oltre che fiorifera, è robusta e resistente ai parassiti e alle malattie. Cattleya persivaliana, originaria del Venezuela, penso che sia diffusa solo in Venezuela, però in Venezuela c'è tante cattleya bellissime di monofogliate. Oltre alla persivaliana c'è due cattleya primaverili fantastiche, la Mossi e la porco cane, la Lusdemaniana. La Mossi è l'orchidea di Pasqua. Mi ricordo che c'è stato un grandissimo coltivatore delle orchidee in Florida, a Palo Alto, in Florida, che era famosissimo, si chiamava Rod McClellan. E questo qui, in un viaggio in Venezuela, gli è piaciuto così tanto le Cattleya Mossi, che è una pianta che finisce sempre per Pasqua, che ha comprato, mi sembra, 50.000 piante di Cattleya Mossi. Poi è tornato in California, a Palo Alto, ha costruito una grande azienda dove coltivava queste Cattleya Mossi. E poi ha fatto tutta l'azione di marketing a tutti i fioristi che per Pasqua c'era l'orchidea di Pasqua e ha venduto un casino, è uno che ha lanciato la moda delle cattleye come fiore reciso, la Cattleya Mossi, che è la Cattleya di Pasqua, invece la Cattleya persivaliana, sempre del Venezuela, e poi ce ne sono tante altre, per esempio la quella che ho detto prima, che non mi ricordo più, la Lusdemaniana, che è veramente bellissima. Ok, dai, a domani.